Mi viene da ridere, lo sai. No, ti giuro che mi viene da ridere. Credo che ci sia parecchia gente che sta ascoltando questa intervista in questo momento. Allora, che facciamo? Tu sei del Bologna, io sono della Juventus. Parliamo di calcio, della partita di domenica. Di chi vuoi parlare? Io ci sono, intanto saluto tutti. Sono già in linea, sì? Eh sì che sei in linea, eh? Sì. No, guarda che te ne ho messi un bel po' da Facebook. Oggi abbiamo sparato cazzate a rotta di collo. Allora, ho caricato un po' di molle. Ma io ti dirò che non, cioè, simpatizzo Bologna, ma tifo Genoa. Ma mi fa cagare il calcio in generale. Ti parlerei di basket, ma la mia squadra è messa un po' male, quindi ci tocca parlare di rap. Ci tocca parlare di rap. Questo ci toccherà parlare di rap. Vabbè, allora parliamo di rap. Inoki, sei sceso in guerra o sbaglio? Ma io sono sempre stato in guerra, lo sai. Tu un po' mi conosci. Sì. Quando ho occasione posso, lo faccio. Quest'anno, siccome non stavamo facendo un cazzo, mi hanno detto dai, facciamo un po' di dissing. Poi nevica, non si può uscire di casa, bisogna stare per forza in casa, quindi ci sfughiamo così. Sì, no, insomma, sono venuti fuori il tuo dissing su contro Gheppecchegno. Poi è venuto Mopascià contro Marrakesh. Adesso ho visto che c'è stato qualcuno che ha fatto che ha fatto anche il pezzo contro Salmo. Il pezzo contro Salmo, diciamo che è stato uno scherzo. Perché ieri, siccome avevo una gran voglia di pasta, penne, pane e salmone che adoro, sì. Allora ho detto, dai, chi fa un disso a Salmo, gli offro il pane e salmone. Questo ragazzo l'ha fatto, ma massimo rispetto per lui che si è accollato sta cosa. Non pensavo che mi avessero preso sul serio, invece... Ti stanno prendendo sul serio, i Rocky. Madonna, incredibile, non mi ci prendo io e mi ci prendono loro, fantastico. Tra l'altro, ho visto anche svariate cose, insomma, che tu hai scritto sulla tua pagina, anche faccende del tipo rispetto soltanto. Allora, vediamo se l'elenco mi... Però sono i miei mostri sacri, diciamo, quelli che molti dicono, sai, i mostri sacri sono sempre quelli, Caos, Colle, che sono dei grandi anche loro, però... Questi nomi qua secondo me sono più pesanti, poi magari sarebbero Ice One, Schizzo, Assalti Frontali, correggimi se sbaglio. Io del resto, prima lo dicevo proprio durante il programma, io ti ricordo con Schizzo proprio da piccoletto. Tra l'altro girava proprio una tua foto, l'ho detto anche all'inizio, insomma, del programma, con te in mezzo a gioca, non so se l'hai vista, è uno spettacolo. Sul serio. Quanti anni avevi? Quando è che hai cominciato a fare tutto questo? Ma io ho cominciato a scrivere a 12-13 anni come un po' tutti. Ho iniziato a rompere i coglioni per rappare verso i 15 anni ai vari Deda, Neffa, quelli che c'erano in quel periodo, no? Andavo lì, fatemi cantare. Poi finalmente mi hanno fatto cantare verso i 18-19. Prima non mi facevano cantare, mi tenevano a bada, diciamo. Ed era difficile secondo me tenerti a bada, eh? Sì, però ci si riusciva. Adesso col fatto che si può registrare un po' ovunque, non si riesce più a tenere a bada la gente che esce. Ecco, questo è vero. Questa è una grande cosa che hai detto e sono assolutamente d'accordo con quello che tu hai detto. Io rimpiango un po' quel periodo vecchio, e cioè quando bisognava tenere a bada chi voleva cantare ancora non era pronto. Esatto, ecco, esatto. Adesso invece tutti possono farlo. C'è da dire che ai tempi gli studi dove registrare in Italia erano 3 o 4, quindi se non riuscivi a entrare lì dentro non lo toccavi il microfono. Sì. Ora gli studi se li può fare chiunque a casa, quindi è più difficile. E tra l'altro costava anche registrare, quindi dovevi andare lì pronto e dovevi sapere quello che dovevi fare. Ogni ora aumentava il costo, insomma. Non potevi perdere tempo e insomma se andavi lì dovevi spendere i soldi, dovevi andare a lavorare per registrare. Erano tutte delle altre dinamiche che però secondo me farebbero un bene al giorno d'oggi. Anche secondo me. Tu comunque sei sempre stato un precursore, cioè praticamente qualche tempo fa ho visto il programma su MTV, quello delle battle, tu l'avevi fatto non so quanto tempo fa su Rai 3. Sì. No, le avevo fatte, stanno riciclando tutto, non c'è niente di nuovo, niente di creativo, niente di originale, è triste tutto ciò. Com'è la scena italiana adesso? Insomma, tu sono tanti anni sul serio, dal 95 che sei in giro, che ti hanno fatto cantare, come dicevi esatto. Sono cambiate tante cose, com'è la situazione adesso? Cioè, tu come ti senti? Bah, io, vabbè, non lo so, io mi sento sempre la croce del rap, sempre, l'ho sempre un po' voluta portare, perché mi piace anche, e devo dire questo. Secondo me ci sono due grosse tendenze, che ci sono sempre state, anche ai tempi c'era la tendenza articolo,
e la tendenza a caos, luci, sì, eccetera, no? Oggi purtroppo c'è, cioè, molto forte quella la tendenza articolo, c'è quella tendenza là che è comunque mirata a fare denaro, a fare carriera, a fare successo nell'ambiente tra virgolette della musica, e quell'altra, diciamo, quella dei centri sociali, come dicevo una volta, c'era centro sociale e centro commerciale, no? C'è sempre stata questa cosa, solo che oggi non c'è quasi più quella del centro sociale, e a me dispiace, ed è per questo che faccio tutte queste guerre, perché voglio che torni forte quella là, perché i ragazzetti di oggi non ce l'hanno più i due esempi, ne hanno uno solo, capito? Sì. Non ce l'hanno più i due esempi, anche se poi magari in 1000 seguono quello là e in 2 il nostro, però bisogna che qualcuno ce l'abbia il nostro. Sì. Io ce l'avevo quando ero piccolo, cioè, quando ero piccolo li amavo quelli lì, capito? Sì, sì. E questi ragazzi di oggi non ce li hanno, non solo quegli esempi là, oltre che poi è nata tutta la tendenza, diciamo, anche per colpa mia, dogo, truce, eccetera, quindi droga, violenza, sesso, quelle cose lì, che prima non c'era, diciamo, ai tempi nostri non c'era, cioè prima di Giocassano nessuno rappava di cocaina, sì, nessuno rappava di queste cose qua, diciamo, più gangsta, no? Sì. E anche quella cosa lì ha creato molta confusione. E insomma, io se fossi un ragazzetto di oggi sarei spaventato, non so, mi dispiace per loro che non abbiano degli esempi buoni come abbiamo avuto noi, cioè un DJ Lucy. Mi dispiace che non ascoltano DJ Lucy, i ragazzetti di oggi, ecco. Beh, dispiace anche a me, onestamente, voglio dire, sottoscrivo soprattutto quest'ultima frase, insomma, ci sarebbe più Lucy per tutti, direi, no? Più Lucy per più Lucy, più luce, più raggi di Lucy per tutti, esatto, citandolo. Tu hai detto una cosa durante il tuo intervento, anche per colpa mia, c'è questa cosa qui. Riguardando comunque il tuo passato, no? Riguardando tutte le cose che hai fatto, io non credo che tu abbia dei rimorsi, dei rimpianti. No, rimorsi no, però devo dire che gli errori li ho fatti anch'io, devo dire che anch'io sono stato offuscato dall'American Dream, anche a me i soldi mi hanno fatto gola, perché non ne ho mai avuti, però crescendo mi sono servite quelle esperienze a arrivare dove sono adesso, sì. Però sì, è vero, tante cose anche per colpa mia, devo accollarmi come i meriti anche i demeriti, ci mancherebbe. Del resto tu sei comunque una di quelle persone che ha sempre avuto le mani in pasta ovunque. So che c'è anche un progetto di un film, insomma, di un documentario che dovrebbe venire fuori. Sì, un docudrama su cui si lavora da anni, forse finalmente abbiamo trovato i finanziatori. È molto difficile nell'ambiente del cinema riuscire a lavorare. Un ambiente che a me piace tantissimo. Praticamente questo regista, Serafino Murri, si innamorò dell'Inoki artista, diciamo, scoprendo che mio padre ha fatto Amore Tossico, no? Sì. Se conosci questo film. Sì. E io sono l'unico figlio di uno che ha fatto questo film. Quindi lui è impazzito, ha detto: no, io devo fare per forza un docudrama che spiega questa cosa. Abbiamo scritto la sceneggiatura, adesso ci auguriamo a maggio di incominciare i lavori di questo film, anche se l'abbiamo già detto svariate volte negli anni, non è mai successo. Speriamo, insomma, anche speriamo. Tocchiamo i Maroni. Sì, no, certo, poi sarei curioso di vederti anche al cinema, insomma, non sarebbe male. Poi sarebbe simpatico. Poi c'è l'etichetta Rap Pirata, parlamene. Allora, l'etichetta Rap Pirata, che ha anche un sito www.rappirata.com, è nata nell'esigenza di avere delle produzioni pirata. Sempre tornando al discorso di prima, no? Sì. Ai miei tempi, penso anche ai tuoi, sì, esistevano molte autoproduzioni pirata. Avevamo tutte le cassettine di tutti i gruppi dei tempi che si facevano conoscere così. Sì. Oggi anche quella cosa lì non c'è più, un po' perché non ci sono più i supporti fisici musicali, un po' perché il centro commerciale ha vinto sul centro sociale, non ci sono più queste cose qua, quindi ho deciso di aprire questa etichetta per fare un po' di buona e sana pirateria che manca. Senti, ma quindi non ci saranno cose in free download, o sbaglio? Perché poi dopo la tendenza è anche questa, quella di mettere tutto quanto in free download. Come la vedi tu? Il free download un po' svaluta il prodotto. Io ho provato a fare un free download nel 2009-10 con Maddopa, sì, e abbiamo visto che non si era inculato nessuno, cioè abbiamo fatto 30.000 download, va bene, però non abbiamo fatto neanche una serata, no? Sì. E diciamo che quando tu fai il free download sembra che il disco è una merda, so come dire. Cioè viene svalutato e finisce in mezzo a un mare di free download
no, che tutti fanno e si perde. Finisce dentro un computer all'interno del quale ci sono tanti altri free download e non si ha mai un supporto fisico. Io poi sono uno di quelli che se faccio il free download perché ci sono delle cose che mi interessano e mi incuriosiscono,